insediato oggi e andrà avanti fino all'inaugurazione del mercato etnico, il presidio contro la nascita di questo mercato che dovrebbe essere inaugurato il 10 marzo. In uno dei tunnel della stazione, in questo caso siamo in via Ferrari, Marco Forconi, che è il portavoce del comitato No Mercato Etnico, dite: Pescara non ha bisogno di ghetti, il fenomeno va regolamentato, ma in questo caso la percezione che voi avete è che si crei un ghetto più che un mercato. Forse la soluzione più ottimale sarebbe stata quella di inserire nei vari mercati rionali tutti coloro che volevano fare imprenditoria e commercializzare i propri prodotti, prodotti ovviamente legali e non contraffatti, come accadeva prima nell'ex mercato etnico abusivo, che di etnico non aveva niente ma di abusivo aveva tutto invece. La consegna lavori dovrebbe esserci il 10 marzo da parte della ditta. Io ritengo che nemmeno il 10 marzo come data sarà rispettata. Noi siamo presenti da oggi fino a quando questo mercato etnico non cesserà di esistere. Noi non vogliamo assolutamente, non siamo razzisti, non ci interessa, non è un problema di pelle nella maniera più assoluta. Però crediamo assolutamente che la legalità è un principio che deve essere rispettato. Il prodotto deve essere non contraffatto, non ci deve essere, come è accaduto prima, spaccio di droga o addirittura prostituzione minorile. Vi rendete conto che inserire 100 persone all'interno di un tunnel così ombroso e così senza luce, anche se ci sono telecamere, però è un potenziale ghetto che poi sarà anche difficile da rimuovere per chi è istituzionalizzato. Per tenere alta l'attenzione su questa vicenda, quindi tutte le mattine dalle 8 alle 9 vi ritroverete qui. Questa mattina c'era anche con voi la sorella della ragazza che morì proprio in questo tunnel. Sì, c'era anche Isabella, la sorella di Anna Carlini, anche lei è molto sensibile su questa lotta, perché qui è morta una persona. Spendere 250.000 euro per un ghetto mi sembra veramente un controsenso. Questo è un premio all'abusivismo. In tanti anni di commercio non è mai intervenuto il comune a dirmi: aspetta che adesso ti rifaccio l'impianto elettrico a spese mie o ti rifaccio le mura a spese mie. È un premio all'abusivismo, c'è assolutamente concorrenza sleale.